clamorosa fuga di notizie per The Witcher 3 Wild Hunt. Io sono Alessandro e vi invito ad iscrivervi sul nostro canale YouTube. Non preoccupatevi, non vi spoileriamo niente, ma qualcuno su Reddit oggi ha postato un file che contiene tantissimi dettagli sul terzo capitolo della trilogia dello Strigo. I CD Projekt Red hanno già confermato che si tratta di informazioni attendibili e così abbiamo scoperto le dimensioni della mappa, la presenza di alcuni tipi di nemici non ancora annunciati e persino la fine del gioco. Se volete scoprire qualche dettaglio che vi interessa, il link lo trovate su vg247.it, ma fate attenzione che lo spoiler è dietro l'angolo. Continuiamo con quello che sembra essere il difficile rapporto tra Ubisoft e il mondo PC, perché oggi Leslie Ford Toy ha confermato che gli sviluppatori stanno lavorando per portare Assassin's Creed Unity contemporaneamente su PC, PlayStation 4 e Xbox One. Ha anche aggiunto però che lo sviluppo su PC è più difficile visto che gli hardware sono diversi e non sono inamovibili come quelli console. Per scoprire dunque se la data d'uscita sarà uguale per tutte le versioni, non ci resta che aspettare. Terminiamo con una buona notizia per gli utenti Microsoft, perché oggi David Dagg, il community manager di Bungie, ha confermato che i contenuti esclusivi in arrivo per la versione PlayStation 4 di Destiny saranno esclusivi solo per un certo determinato lasso di tempo e che arriveranno anche sulle altre console prima o poi. Ha inoltre lasciato aperta la possibilità di una versione PC sempre più rumoreggiata dagli addetti ai lavori. Rimanete con noi per scoprire se è vero. Anche per oggi è tutto. Facebook, Twitter, Google Plus, YouTube e vg247.it sono i posti dove potete rimanere sempre aggiornati sul mondo dei videogiochi. Ciao e a domani!